Siamo con mister Gianni Maestrini, allenatore dell'Under 15 Bianconera. Mister, lei era presente anche nelle giovanili della Rogursiena. Che effetto fa essere tornato ora ad allenare le giovanili della Rogursiena? Un effetto bello, perché per me è come tornare a casa. Sono stato 7 anni, per cui rientro in un ambiente familiare, un ambiente di amici, e probabilmente in questo momento è proprio l'ambiente che stavo cercando. Al di là dei risultati comunque del campionato che i ragazzi stanno facendo, come le sembra la crescita dei ragazzi durante questa prima parte di stagione, come stanno svolgendo il loro lavoro? Guarda, la squadra sta facendo un percorso completamente nuovo rispetto a quello che aveva fatto l'anno scorso. È una squadra molto cambiata, molti giocatori non ci sono più, quindi andava fatto anche un lavoro di aggregazione, un lavoro per rendere un gruppo più solido, e dopodiché improntare un lavoro prettamente sulla loro crescita, sia individuale che collettiva. In questo momento si stanno vedendo piano piano dei piccoli passi, dei piccoli miglioramenti che è normale che siano, insomma, dopo 2 mesi e mezzo è normale, insomma, ecco, senza stare a guardare quello che è il risultato della domenica. La domenica ci deve servire per vedere il lavoro settimanale, se dà delle indicazioni, ecco. Ecco, questo lavoro comunque approfondito che c'è sui ragazzi, che obiettivi può portare nel futuro anche della squadra e principalmente nello sviluppo che poi questi ragazzi avranno nelle squadre future? L'obiettivo è senz'altro quello di una loro crescita e di portarli a giocare più in alto possibile nella nostra società e anche nelle società, nelle altre società dove magari qualcuno andrà. Per cui noi lavoriamo solo ed esclusivamente per fargli fare una crescita, e in questo momento, ecco, ripeto, stiamo facendo piccoli passi, però è normalissimo, perché hanno bisogno di lavorare tanto. Questa è una categoria particolare, una categoria dove c'è una crescita strutturale, i ragazzi crescono anche a livello mentale, per cui hanno 1000 sbalzi, ogni domenica non è uguale, quindi insomma il lavoro è importante. Grazie mister allora per l'intervista, e un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, crepi il lupo.